皆さんこんにちは、エリコです。チャオアトゥッティ、そのエリコ、エベントルナティスミオカナレ、エリコテロラルゴメントディオッジエラメンサスコラスティカインジャポネ。già finora ho fatto qualche video in cui ho parlato delle cose scolastiche in Giappone e oggi volevo raccontarvi un po' come funziona nelle scuole elementari e anche nelle scuole medie. Kyushoku, io ho cercato questa parola sul dizionario. In italiano c'era scritto refezione scolastica, ma forse mensa scolastica per voi è più facile immaginare. Ma vi dico che non è che c'è una mensa dentro la scuola. I bambini mangiano nella loro aula e quindi rimangono a scuola a pranzare. Quando ho sentito che in Italia gli studenti tornano a casa a pranzare, mi sono molto stupita. La scuola finisce così presto e in più quando torni a casa puoi guardare Simpsons o Dragon Ball ogni giorno, ogni puntata. Che bello! Io quando ero bambina sulla TV facevano Dragon Ball, Sailor Moon, ma facevano vedere una puntata a settimana. Quindi ci sono così tantissime puntate che non finiva mai la storia. Dopo a un certo punto io ho smesso di guardare perché sono cresciuta io. Vabbè, questo è discorso un po' fuori. E comunque oggi volevo raccontarvi anche la mia esperienza quando ero piccola, come facevamo pranzo a scuola e cosa mangiavamo. Perché secondo me anche questa cosa era una parte di educazione, questa refezione scolastica. Dunque vi ho detto che non c'è una mensa dentro la scuola, ma c'è una cucina grande dove le signore che cucinano, preparano pasti per tutti gli studenti e anche per gli insegnanti. Si poteva vedere da fuori un po' dentro e c'era pentola così grande che loro mescolavano così per ogni classe. Queste persone preparano la porzione e mettono su carrello, mettono dentro ascensore e così questo carrello arriva anche sul secondo piano, terzo piano e poi i bambini vengono a prendere questo carrello, spingono fino a dentro aula e quindi non è che gli studenti che vanno a mangiare in mensa, ma i bambini che portano i pasti e distribuiscono fra di loro. Ogni settimana facciamo turno chi distribuisce cibo e quando mangiamo facciamo piccoli gruppi, quindi spostiamo i tavoli, scrivania, e io mi ricordo che c'erano 6 gruppi da 5-6 studenti. E di solito questo kyushoku, pasto, c'è un vassoio e poi riso oppure pane, poi latte, poi c'è come piatto principale e poi c'era anche tipo contorno. E spesso ai bambini piace curry, riso col curry. E mentre mangiamo nell'aula c'è anche la musica che si sente dalla cassa. E di solito nella scuola c'è club di Hoso Club, non so come si dica, ma questo club è praticamente chi vuole fare allenamento di annuncio. Spesso chi fa questo club a turno va nella sala dove c'è il microfono, durante pranzo racconta una storia oppure parla come radio e mette anche la musica. Poi dopo aver finito di mangiare c'è anche il momento di lavarsi i denti, quindi i bambini bisogna portare a scuola un bicchiere di plastica e spazzolino da denti. Questo però, refezione scolastica, non è gratuita. Ovviamente bisogna pagare, però costa pochissimo. Si paga 35 euro al mese, quindi al giorno costa pochissimo, un po' meno di 2 euro. E forse la mia città, Nagasaki, fanno questa refezione scolastica solo nelle elementari. Dalle scuole medie non c'era più questa cosa, quindi mia mamma che doveva preparare sempre ovento, pranzo, e lo portavo da casa e mangiavamo questo ovento a scuola. Quindi forse soprattutto chi guarda gli anime giapponesi hanno presente ovento, però in realtà questo lo portiamo o dai superiori oppure dalle scuole medie. Infatti
mi ricordo che mia mamma si svegliava prestissimo quando ho cominciato ad andare a scuola media. Tipo si svegliava alle 6 e preparava o bento per me, per mio fratello e anche per mio papà. Quindi preparare già pranzo per 3 persone e in più colazione. Sapete che in Giappone si fa la colazione abbastanza come cena abbondante. Però poi i bambini che vanno a scuola ma non tornano per pranzo e non devono neanche andare a prenderli i bambini, di solito tornano da soli. Quindi la mattina è molto faticosa, però dopo aver mandato marito e figli forse riesce a fare lavori di casa con più calma. Ah, una volta mi ricordo che quando ero a scuola elementare c'è stato un anno in cui non ha piovuto quasi niente, quindi mancava l'acqua. Era abbastanza una cosa seria, come si dice, diga, non c'era l'acqua nella diga e quindi anche le scuole di Nagasaki hanno smesso di preparare il pasto dentro la scuola. Solo in quel periodo non potevamo mangiare pasti caldi, mangiavamo solo cose essiccate tipo pane e latte, sì. Poi invece di avere zuppa calda c'erano tipo merenda, snack. Ah, c'erano anche pesci essiccati o anche frutta secca che non mi piaceva. Però poi è tornata normale e kyushoku in menu è uguale per tutti. Se non ti piace un piatto perché c'è pesce o qualcosa di particolare che non ti piace, però l'insegnante diceva sempre devi mangiare, devi mangiare. Non so adesso com'è, ma in Giappone una volta, secondo me, anche le mamme dicevano devi mangiare, quasi per forza. Ma in Italia com'è? Come educazione? Non so, le mamme dicono ai figli devi mangiare perché verdure fanno bene, anche pesce devi mangiare per la salute, oppure dicono non devi mangiare per forza. E ogni tanto c'era prugna secca che adesso riesco a mangiare ma non mi piaceva per niente, ma dovevo mangiarla per forza e quasi mi veniva da vomitare. E chi lasciava il pasto che non riusciva a finire, dovevamo rimanere seduti e dovevamo per forza finire di mangiare e gli altri intanto vanno a giocare fuori e invece io questa cosa che non mi piace, ma se non finisco non posso andare a giocare con gli amici. E quindi spesso quando non ci guardava l'insegnante questa cosa che non mi piace, mettevo dentro la borsa e ho detto finito di mangiare. A volte dentro pane c'erano pezzettini di ananas, pane con ananas che è dolce anche secca, proprio mi faceva schifo anche con altri piatti salati. Questa kyushoku che secondo me in Italia non esiste, ma per i bambini giapponesi una cosa che proprio rimane come bei ricordi, perché mangiavamo sempre a scuola insieme con gli amici, con l'insegnante. Quindi le scuole giapponesi ti insegnano moltissimo di collaborare, cioè fare una cosa insieme con gli altri come gruppo. Ok, grazie di avermi seguito anche oggi, spero che vi sia piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima. Matane, 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 bye bye.